Ok ragazzi, eccoci tornati con Tom Holland che a quanto pare ha qualcosa da nascondere, chissà se lo spoilerà anche questa volta, e parliamo di riprese segrete per qualcosa. Non sappiamo esattamente di cosa si tratta, però ha pubblicato questa foto ieri sul suo profilo Instagram, eccola qui, con insomma nel post scrivendo Secret Shoot Today. E ovviamente, ragazzi, c'è anche da prendere in considerazione l'idea che si tratti di uno shoot fotografico. Potrebbe anche essere. Però non lo so, cioè di solito non dovrebbe essere un segreto uno shoot fotografico, che io sappia, e poi magari anche quello potrebbe essere un qualcosa che potrebbe appunto essere segreto. Ma l'ipotesi, chiaramente, se pensiamo a dei film, va subito a finire su Venom e Kraven. Perché chiaramente Spider-Man 4, ragazzi, non può essere in quanto non c'è un regista e soprattutto non è un segreto che devono girare Spider-Man 4, quindi non avrebbe senso. L'unico segreto che può esserci dietro a delle riprese è un possibile cameo. E visto che Venom uscirà fra 2 mesi circa, diciamo il mese prossimo, ma comunque fine ottobre, mancano ancora 2 mesi, c'è anche Kraven a dicembre, non è impossibile. Venom ha anche avuto delle riprese aggiuntive qualche mese fa, mi pare il mese scorso, tra luglio e agosto. Lui magari in questo momento sta girando qualcosa per il finale di Venom 3. Ed è forse più probabile di Kraven, perché Venom 3, essendo l'ultimo film di Venom, potrebbe essere quello che poi va a collegarsi di più allo Spider-Man di Tom Holland. Ora, non è ancora chiaro se effettivamente Venom è collegato a questo Spider-Man, però se ci pensate, il collegamento più grande che abbiamo è il pezzettino di simbionte che finisce nell'universo di Tom Holland e che rivediamo nel trailer di Venom The Last Dance. Quindi per me è molto probabile che effettivamente Tom Holland stia girando qualcosa di magari rapido, non di particolarmente complesso, una scena epica, no, mi aspetto un qualcosina tipico delle scene post-credit, un po' quello che ha fatto nel secondo film di Venom, dove c'è quella scena dove lui viene ripreso, insomma, nel televisore, lì non è che abbia fatto una scena particolarmente incredibile. Stessa cosa potrebbe succedere quindi per Venom The Last Dance, magari Venom andrà a finire nel mondo di Tom Holland per iniziare a mettere le basi per il prossimo Spider-Man 4, perché ormai ne abbiamo parlato anche di quello, ragazzi, ci sono i video sul canale. Daniele PK ha anche confermato ormai che questo film sta andando nella direzione del multiverso e, secondo una mia probabile ipotesi, i cattivi del Sony Spider-Man Universe andranno nel mondo di Tom Holland per un film, ripeto, nuovamente legato al multiverso, dove questo Spider-Man, lo Spider-Man di Tom Holland, dovrà fermarli e affrontarli una volta per tutte, perché ormai vediamo da Morbius che c'è questa voglia di creare i Sinistri 6, l'Avvoltoio e Morbius si sono già messi d'accordo, il prossimo potrebbe essere Venom, perché Venom comunque nella scena post-credit del 2 ci fa capire che vuole qualcosa da Tom Holland, cioè forse vuole sconfiggerlo perché nella memoria collettiva dei simbionti si sa che Spider-Man per Venom è una minaccia, quindi Venom potrebbe scontrarsi con lo Spider-Man Tom Holland perché ha paura che sia una minaccia per lui e anche forse per riprendersi il suo pezzettino di simbionte, non lo so, potrebbe essere una possibilità. Kraven la vedo forse un po' più difficile, ma non impossibile, perché comunque anche Kraven è collegato a Spider-Man, però per adesso non lo so, Venom 3 mi dà di più quell'idea di film saga che ormai si è conclusa. E che quindi l'unico modo per continuare con il Venom di Tom Hardy è buttarlo nel mondo di Tom Holland, o comunque collegarlo a un altro Spider-Man. Ma ragazzi, ormai lo collegheranno a Tom Holland, perché hanno unito il pezzettino al suo universo, quindi per me Tom Holland è in mezzo a tutto. E Kraven invece, nell'ultimo trailer, collegamenti a Spider-Man, io non ne ho più visti, ragazzi, non hanno tolto tutti i collegamenti possibili, quindi forse Kraven potrebbe anche collegarsi lui chiaramente allo Spider-Man Tom Holland, però io non ho visto riferimenti, non sembra andare in quella strada per adesso. Quindi Venom 3
È molto molto probabile. Poi ripeto, mancano 2 mesi, quindi hanno tutto il tempo di fare questa scena post-credit, che ripeto, non può essere qualcosa di complesso, perché poi la scena post-credit può durare anche 20 secondi, 30 secondi, perché magari qualcuno potrebbe pensare, ma il film ormai è pronto, sta per uscire. Sì ragazzi, ma è successo un sacco di volte che ci sono state delle riprese, diciamo, all'ultimo minuto. Ma adesso non è neanche l'ultimo minuto, ragazzi, perché siamo al 5 settembre, il film uscirà, cos'è, il 25 ottobre, se non sbaglio. Hanno 2 mesi, ragazzi, 2 mesi per una possibile scena post-credit è altamente probabile. Quindi vediamo, ragazzi, vediamo. Non è una cosa che mi salta, ovviamente, non è una cosa che mi mette hype, però è semplicemente per provare a spiegare questo post di Tom Holland. Poi magari potrebbe essere anche appunto uno shoot fotografico, boh, che cavolo ne so io, però mi sembra strano chiamarlo secret shoot, no? Creando tutto questo hype, sapendo che devono uscire i film di Venom e di Morbius. Poi magari, ragazzi, Tom Holland avrà fatto questo post inutilmente mettendo hype, ma comunque io hype non ne ho, è solo più che altro curiosità. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate su questo post di Tom Holland, cosa potrebbe essere, se effettivamente Venom, Kraven o qualcos'altro. Magari addirittura potrebbe essere i Fantastici 4, visto che stanno girando i film, però non vedo come potrebbe collegarsi il tutto a Spider-Man, visto che comunque il film è ambientato negli anni, cos'è, 60-70, non mi ricordo. Sicuramente ci sarà il multiverso, però Spider-Man mi sembra attualmente il personaggio più lontano per il film sui Fantastici 4. E poi sappiamo che la Sony Spider-Man lo condivide con la Marvel, ma neanche tanto, più che altro con i film degli Avengers e basta. Quindi, ripeto, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!